Ciao a tutti, bentornati. Oggi prepareremo un tiramisù al cucchiaio con crema di mascarpone e pandoro. Ingredienti per 6 persone. Pandoro, 500 g di mascarpone, 4 uova fresche, 100 g di zucchero, caffè, vi consiglio una caffettiera da 3 persone, liquore al kermes. Per primo preparate una caffettiera da 3 persone e lasciatelo raffreddare. Proseguiamo nella preparazione della crema. Dividete i tuorli dagli albumi. È importante che non ci devono essere tracce di tuorlo, in quanto ai grassi contenuti nei tuorli impedirebbe all'albume di montare. Fatto questo, aggiungete un pizzico di sale che facilita il montaggio. Quindi inizierete a montare a bassa velocità e poi aumenterete dopo un paio di minuti o tre. Prima di aumentare la velocità, prendete un pentolino, dividete lo zucchero, quindi verserete 50 g di zucchero, 25 ml di acqua, scaldatelo, non appena formeranno delle bollicine, aggiungetelo all'albume, in questo modo lo pastorizzerete. Gli albumi vanno sbattuti il più velocemente possibile, senza alcuna interruzione. Gli albumi sono montati a neve fermissima, quando restano bene aderenti alle fruste e formano un grosso fiocco di neve, compatto e sodo. Ora versate i 4 tuorli d'uovo e mescolateli, fino a che non saranno belli spumanti. Nel frattempo fate di nuovo lo stesso procedimento di prima. Prendete un pentolino, mettete 50 g di zucchero e 25 ml di acqua e lo scaldate, che andrete a versare nel tuorlo dell'uovo per pastorizzarlo. A questo punto l'uovo risulterà bello spumoso e siete pronti per aggiungere il mascarpone, che andrete a versare poco per volta e continuerete ad mescolare fino a che non otterrete una bella crema liscia e omogenea. Io ho aggiunto del kermes, voi siete liberi di metterlo o non metterlo. Ottenuta questa crema, andrete ad aggiungere l'albume che avete montato precedentemente, mescolato alla mano, molto lentamente, dal basso verso l'alto, fino a che tutti i grumi non si saranno sciolti e otterrete una bella crema liscia e omogenea. Adesso andiamo a preparare i nostri bicchierini, il nostro tiramisù al cucchiaio. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like e iscrivetevi al mio canale di cucina. Vi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao, a presto!